Uomini e donne, Silvio e Donatella, quando i panni sporchi si lavano in studio. Nuovo momento di down per la neonata coppia del trono over. Dopo un periodo di apparente star bene, i due innamorati sono tornati ad avere dei problemi di coppia. Prima si baciano, poi confessano la notte di passione, poi litigano ma ci riprovano. C'è grande tormento nell'ultima coppia nata all'interno del trono over, ovvero tra Silvio, ex di Gemma, e Donatella. Qualcosa era già trapelato dal web nei giorni scorsi, a margine delle registrazioni del programma, ma solo durante la messa in onda dell'ultima puntata del trono over, i fans della coppia hanno potuto realmente capire cosa stesse accadendo. Ha lasciato interdetti la presentazione di Maria, ovvero l'annuncio di una maretta in corso tra i due amanti. I motivi non sono del tutto chiari, o meglio, quello che per lei sembra essere motivo di crisi per lui non sussiste il problema. L'incipit della Toscana è che Silvio le ha chiesto un momento di pausa. Lui sembra non capire poi, tirata in ballo anche Gemma, in quanto Donatella sembra essere convinta che Silvio pensi ancora alla Galgani. I due hanno un acceso confronto in studio dove emerge un altro problema, ovvero la preoccupazione di Donatella e il mancato sostegno del cavaliere. La donna sostiene di aver confessato a Silvio di non vivere un grande momento dal punto di vista economico e di aver chiesto al novarese di esserle di sostegno. Ne nasce un duro confronto tanto che la dama si agita a tal punto che chiede poi di uscire dallo studio. Quando rientra, Silvio la vede parecchio scossa e, nonostante la discussione, chiede alla dama di uscire dallo studio. Il futuro della coppia rimane quindi un grande punto di domanda.